che poi dobbiamo chiamare l'ambulanza. E adesso sto... devo far notare che non ho il fiatone. Se continuate a suonare rientra. C'hai ragione. Ecco, è arrivato dopo. È arrivato il fiatone, era quel momento. Fammi controllare se va meglio la situazione dopo le flessioni. Quindi serve? No. No. Valerio Mastandrea e Chiara Martigiani. Amore, scusa, ma sono stato chiamato virilmente a rispondere alla bestia di prima. Alla provocazione di Borghi, ci ha provocato, sì. ci ha voluto provocare. Adesso io non parlo più. No, perché... avevo paura che rischiassi la vita. La sto rischiando, questa cosa, adesso, però... Li mandava anche a voi i video? Sì, credo sì. Che quello che ha visto tu me l'ha mandato anche a l'ha me. Mandato, eh beh, sì, sì, ci stava. Benvenuti. È la vostra grazie. Prima intervista in coppia, in televisione? No. No, in realtà dove no. Siamo andati? Sempre qua, da quello che hai cacciato via tu, praticamente. Prima c'era lui, ah, adesso da Fazio. Sì. Ah, ok. È un po', è anche il simbolo del paese, ecco, si è, diventa più leggeri e vabbè comunque sì. Dai, adesso non è il momento, non è il contesto. Mi stai dando colpe che non credo no, di avere. No. Come è andata questa la lavorazione? Partiamo dalla lavorazione di Antonia, che è uscito, diciamo, prima da qualche giorno su Prime. Com'è stato farlo per te, Chiara? Com'è stato farlo insieme tra voi due? Beh, insieme diciamo che è stata la cosa peggiore forse di tutta la serie, perché abbiamo... Potevi anche dire della mia vita, eh? Cioè, di cose belle ne abbiamo fatte insieme, anche cose... No, adesso basta, abbiamo girato un film insieme, ero la protagonista del suo film, adesso qui lui era il... Servo si dice. Il servo. Sì. Servo di produzione. E basta, però a parte lui la serie è andata molto bene. Sì? Insomma, è nata da una mia idea, l'ho scritta insieme ad altre due attrici e l'ho interpretata. Ma era già preventivato che partecipasse anche Valerio o avete iniziato a lavorarci, poi gliel'avete fatta leggere? No, purtroppo poi è nato questo personaggio che è il personaggio di Manfredi. Ma comunque, purtroppo lo dico io comunque, no te. Tu no, mi conosci anche un po', io, no? Perché... Secondo te quanto mi potevo entrare a gamba tesa in un progetto della mia compagna dentro casa? Di, sinceramente, conoscendomi. No, tu sei una persona di una delicatezza, Valerio. Vero? Io, mamma mia, guarda, di una delicatezza. No, non volevo quel sostantivo. Quel sarcasmo. No. Non volevo, capito, cose che... Certo. Invece... E invece poi alla fine sì, ti è toccato. Ma quindi alla fine, tirando le somme, lavorare insieme in coppia cementa la coppia o la mette un po' a dura prova? Beh, forse la mette a dura prova. Però siamo ancora una coppia, quindi... Sì, quindi vuol dire che tutto sommato... Quindi ce l'abbiamo fatta anche stavolta. Tra le altre cose, io, Vale, domenica sono stato ospite da Mara Venier e a un certo punto mi ha fatto vedere dei filmati che neanche io sapevo di avere, miei, di mia moglie, di Ludovica, che sono cose che a me imbarazzano un po'. E adesso ne abbiamo uno che riguarda te e Chiara. Cioè? No, non è vero, volevo solo terrorizzarti, visto che... Sei un cretino. Immagino che anche tu, sì. No, sai quei video di viaggi? Viaggiate? Molto, sì. Come no? Infatti, guarda, devo dirti una cosa. Devo dire che Ludovica, con i suoi viaggi, mette in discussione anche il nostro rapporto. No. Cioè, litiga metti... anche con voi? No, no, per no, è lei che mette in discussione. Cioè, diciamo allora... che l'account di tua moglie a me... Per me è un problema. Esatto. Anche se non ho Instagram, io è un problema. Perché ogni tanto sento... Hai visto dov'è Ale? Chi? Ale, Ludo, hai visto? Allora, come prima... chi? Aspetta, no, aspetta. Ale chi, dico? Una volta mi rispondeva, ah sì, che bello, bello, sì, adesso mai, chiedo mai. Com'è andata. Adesso proprio non risponde proprio, cioè, hai visto dove sono andati Ale, Ludovica, in Colombia, Silenzio. Ah, ma adesso mi spiego, perché ogni tanto ero in giro e mi arrivava un messaggio suo che diceva, ma vuoi stare a casa? Era per questo che lo dice. Sì, perché lei non è che me lo dice per il gusto dell'avventura, della scoperta, la curiosità del compagno, c'è sempre quella cosa sotto, tu che uomo sei? No, che non viaggi, che non affronti le foreste. È molto le più cose. Semplice, molto più semplice. Sì, che lui sì. Ha comunque un'ansia. Questa serie non parla di questo, perché in questa serie io sono una persona che non esiste, un uomo sano, giusto, comprensivo. E che viaggia. E che viaggia. Che viaggia. Operaio, sì. Ce l'ha tutte. Operaio, che c'è, operaio nel senso uno che sistema le cose, eccetera. E lei è una donna, invece, dillo questo perché è importante. E sono il suo opposto. Sono una donna completamente... Sì, non volevo dire questo, ma ormai hai preso, vai tu, amore, dai che vabbè, ce l'hai. Vabbè, ce l'ha, l'ha scritta, l'ha ideata, sa tutto. No, sono completamente il suo opposto, sono una donna... Più giovane, possiamo dirlo. Più giovane. Sì, non si vede tanto. No, beh, la realtà invece è esattamente questa. Esatto, sì? Sarcasmo. Che non sa che cosa vuole dalla sua vita, la vita completamente incasinata e...
piena di difetti, però... Scopre una cosa molto importante, sì, che mette a dura prova, diciamo, non solo la sua, cioè, la sua vita con le persone intorno che fanno parte della sua vita. Che è? L'endometriosi. Sì. E quindi inizia a capire che forse deve iniziare a prendersi cura di se stessa. Mm-hmm. E inizia a fare un percorso andando da diversi terapeuti, utilizzando diverse tecniche, perché diciamo per lei la prima seduta è gratis, è un modo, diciamo, per non prendersi nessun tipo di responsabilità. Anche per non pagare proprio, quindi se le fa tutti i tipi di terapia, la prima perché è libera. Ah, ok, è una strategia, sì. Questo l'hai provato anche tu a inizio carriera, no? Sì, quando... facevo tutto gratis finché qualcuno mi ha tenuto, sì. E quindi andiamo attraverso il viaggio sciamanico, la gestalt, e poi vabbè. Tutte le abbiamo fatte, le affa. E il tuo ruolo è supportivo? Ma io vengo anche messo ai margini a un certo punto, ma accetto questo percorso, questa, insomma è veramente un uomo che non esiste. Ho faticato tanto per farlo scrivere così, Uh-huh. Nel senso che poi è uno che vorrebbe un figlio da lei, e lei dice di no, e invece che marginarla, non vuoi un figlio, eccetera, eccetera, invece sta lì e dice ma non è importante avere figli, è importante che tu stia bene, quindi persone che non esistono. Un uomo che ascolta, che ascolta, vuole risolvere le cose. Un fantasy, un fantasy. Esatto. È un fantasy. Un distopico, diciamo. Esatto, esatto. Senti, negli ultimi anni l'endometriosi è... Non dico un tema di cui si parla di più, ma è quantomeno una parola. Inizia a parlare. È una parola che inizia a diventare un po' più familiare. Tu ne eri a conoscenza? Hai dovuto. Io possiamo dirlo? Sì, cioè, vabbè, lo sanno tutti, quindi sì. Vabbè, che tutti, diciamo. Amore, non è che tutti stanno no, per leggere. Nel senso, le lo sanno tutti che quelli che lei hanno vedendo la serie. Sì, che è stata diagnosticata e da lì io non sapevo nulla, manco io. Sei dovuto un po' informare. Beh, no, però bene o male, poi ho capito di cosa si trattava. Poi il fatto che lei l'abbia voluta mettere anche in un lavoro dove poi io ho partecipato, quindi. Alla fine abbiamo chiacchierato anche con specialiste, insomma è molto interessante il percorso di consapevolezza che deve fare una molte donne non sanno di averla, mm-hmm, perché non è al primo posto nella diagnostica, nel... Sì. Però piano piano forse... E purtroppo molte donne non sanno ancora che cosa sia, perché appunto è un tema di cui se ne parla pochissimo, sì, e tantissime donne in realtà ce l'hanno questa endometriosi. Tante, c'è una percentuale molto, sì, alta. Bene, 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 ma è un altro dei motivi di interessi tra cui, adesso non vorrei mischiare l'alto e il basso troppo velocemente, l'altro è la gallina in locandina. Che ruolo ha questa gallina in locandina? Senti un po'. Pronto? Già? Ah, va bene, non voglio discutere, non voglio discutere, va bene. Faccio anch'io... Rifiutiamo e andiamo avanti. Te lo dico prima della cifra. Lasciamo lì l'Umbria? Lasciamo lì l'Umbria. Lascia l'Umbria. Lasciamo l'Umbria, ci fermiamo per una piccolissima pausa e poi ritorniamo con Chiara e Valerio a Stasera c'è Cattelan, tra poco. Bentornati a Stasera c'è Cattelan, stiamo parlando di Antonia, scritta da Chiara Martegiani, con Chiara Martegiani e il suo boyfriend, Valerio Mastandrea. Boyfriend? È il tuo boyfriend? Sì, 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 certo. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti, prima che ci interrompessero, a questa gallina nella locandina. Che... Ci sarà un modo anche per chiamare un boyfriend più anziano e palesemente in caduta libera? Grumpy, no? Chi? Ah, un grumpy? No. Oddio, sì, sì, no, è una categoria no, grumpy è brontolo, mi sa. No, non è brontolo dei sette Grumpy è sì, brontolone. Grampa? Quello è nonno. Quello è nonno. Vabbè, comunque, vabbè, era un po' per rendere l'idea, sì, no? Va bene pure Grandpa no. Friends. Diciamo con chi l'hai scritta questa serie, che sì, è sì, assolutamente, l'ho così scritta la gallina, con... poi. Esatto. Con... Perché... Ma sei insopportabile. Lo so. Io non so come fa a vivere. Non so come fa a vivere insieme a te. Con chi l'hai scritta? Con Carlotta Corradi ed Elisa Casseri, che sì, sono le due autrici. E la gallina è, diciamo, l'animale. Regia di Chiara Malta. Regia di Chiara Malta. Tiro una cosa io. Insomma, per... una no, cosa ma facciamogliela che... fare a lui. Tutta ma no, l'intervista. Ma va fatta per rispetto al lavoro di tutti. Certo, ma ci se saremmo arrivati. Se volete, mi chiamate quando c'è da fare le pressioni. La gallina. No, la gallina non mi ricordo perché c'è io.
Perché, Chiara, parliamo io e te. Perché c'è questa gallina? Lo mandiamo il fuori, mandiamolo, allontanalo, allontano. Quando posso parlare mi chiamate. Vai, vai. Vai. Allora, la gallina è l'animale guida del nostro personaggio, perché sì, lei, vabbè, non so spiegare nello specifico, ed è un po' la metafora di tutta la serie, perché non so se lo sapete, ma i pulcini quando nascono non sono tutti, non diventano tutti delle galline, cioè sono tutti pulcini e sono tutti polli fino a 6 mesi. A 6 mesi, se supera i 6 mesi e viene fecondato, diventa una gallina. Non lo sanno tutti, io ci ho messo un po' per capire questa cosa, no? E quindi cresce la gallina, diventa matura e diventa gallina. E quindi è un po' tutta la metafora della serie, cioè se vuoi cambiare e quindi cresci, bene. Altrimenti, dice lo psicologo, dice se non si cambia si muore. Ok. Io ho un rafforzativo di questo concetto. Vuoi tornare in campo, Vale? Puoi toccare, amore, tocca. Vai, vai. Parlo. Ecco, volevo dire che di fronte all'endometriosi non c'è una cura vera e propria, no? Quello che ti dice un ginecologo molto spesso è sbrigati a fare dei figli. Esatto, rimanere incinta, allevia, oppure vai in menopausa. Quindi, metaforicamente, è dire a una donna che lei per curarsi dall'endometriosi o diventa donna, come nella cultura dominante, no? Perché sei madre, figli, eccetera, oppure eccetera, smetti di esserlo, perché se non puoi essere madre, non sei una donna. Okay. Hai capito quanta roba c'è dentro? Spiegata quella molto bene, avevo capito anche quello che avevi detto tu, Chiara. No, vabbè, ma lui la spiega molto meglio, perché ovviamente è abituato perché sono anche vecchio, perché no, sono sei abituato, hai molto più mestiere di me. Cioè. Non è mestiere, Chiara, picchiaio. Diciamoci la verità, quanto mansplaining fa Valerio? Mamma mia, vabbè. Vero, di cose che non lo riguarda. No, soltanto devo dire, io lo chiamerei, non lo so come chiamarlo, però non è mansplaining, è più sul lavoro, ma infatti devo cambiare lavoro io. Ah, no, io pensavo dice, no, devo cambiare un po' modo di fare. Cambiare proprio lavoro. Devo cambiare lavoro. Devo andare a zappare la terra, cosa che avrei dovuto fare forse 30 anni fa, e lei adesso fa il suo mestiere e io non posso dire nulla, diciamo.